Con una interrogazione presentata all'ente comunale di Castellabate nella giornata di ieri, la consigliera comunale di minoranza Catina Tortora chiede ai lumi riguardo la presenza di persone all'interno della casa comunale lo scorso 31 dicembre alle ore 1.50 di notte. Cosa è accaduto nella notte tra il 31 dicembre 2021 e l'1 gennaio 2022 per aver scomodato all'alba del nuovo anno quasi l'intera maggioranza, assessori, sindaco, vice sindaco e altri cittadini? E quanto mi sono chiesta dopo dopo aver assistito all'uscita degli stessi dalla Casa Comunale alle ore 1.50 del 1 gennaio 2022, scrive il consigliere Tortora. Con l'interrogazione presentata all'ente acquisita con protocollo numero 146 ho chiesto al sindaco per dovere di cronaca e di trasparenza ulteriori chiarimenti nella speranza che ci sia stato, vista anche la situazione pandemica e l'accorato invito ad evitare assembramenti, un motivo per accedere alla casa comunale in piena notte, più valido e di maggiore interesse per la cittadinanza rispetto al brindisi di Capodanno. Ci sono luoghi simbolo che più di altri esigono disciplina e onore, continua il consigliere, cittadini che hanno un dovere in più degli altri di far sì che ciò avvenga e altri che hanno il diritto di osservare e valutare le condotte dei primi. Va bene l'entusiasmo, va bene la condivisione, ma ci sono tempi e luoghi per ogni tipo di attività. Assalto alla diligenza, ai cittadini, l'ardua sentenza. Conclude nella nota stampa il consigliere Catina Turtora.